Purtroppo il vostro metodo di ricerca è poco scientifico. Infatti, partendo dall'obiettivo che intendete dimostrare, cercate di accreditare le prove che lo confermino, adattando o scartando le altre, trasformando in questo modo l'ipotesi in tesi. Lo stesso mondo accademico, che dovrebbe rappresentare la parte più nobile di voi, impedisce alla verità di venire alla luce, soffocando ogni voce che formuli ipotesi diverse da quelle già stabilite. Questo comportamento nasce dall'errata convinzione che se si conoscesse l'esatta matrice del genere umano, si metterebbe in discussione la religione come unica depositaria e interprete del mistero della creazione, e la stabilità dell'intero sistema potrebbe risentirne gravemente. La verità contiene in sé il cambiamento, per questo viene osteggiata, ma la stabilità di un sistema non si basa sulla sua staticità, bensì sul suo sviluppo armonico ed equilibrato, in grado di affrontare e superare ogni tipo di difficoltà. Qualsiasi dottrina che si basi su principi diversi dalla verità e dalla libertà insiti nell'amore non opera secondo la volontà del Creatore. Dopo la nuova stabilizzazione dell'ambiente e della specie umana, altri esploratori vennero a controllare lo stato del pianeta. I laboratori che gli Atlantidei avevano approntato vennero da loro rintracciati e attraverso la documentazione degli esperimenti si risalì allo svolgimento degli eventi passati. Gli esploratori, pur volendo aiutare gli abitanti nel loro processo evolutivo, si resero conto che il loro livello di coscienza era ancora troppo primitivo per usufruire correttamente di quella sofisticata tecnologia. Le conoscenze non comprese, non assimilate, avrebbero portato a danni sicuramente maggiori di quelli precedentemente avvenuti. Per questo essi fecero scomparire i precedenti insediamenti, lasciando solo qualche traccia, qualche brandello di conoscenza che sarebbe servito a risvegliare i ricordi di un'umanità futura più progredita e finalmente pronta al passaggio evolutivo. Purtroppo nella razza umana questo tipo di evoluzione non è avvenuto né gradualmente né globalmente, come invece è accaduto in quasi tutte le altre comunità galattiche. Questo perché sulla Terra l'individualità si è identificata con l'egoismo. Solo pochi individui riescono a sentirsi parte di una comunità e a vivere come tale. La luce dei nuovi millenni purtroppo non ha mostrato sinora grandi cambiamenti nella vita sulla Terra. Gli esperimenti genetici sono nuovamente sconfinati nell'orrore. Anche questa volta nascevano dal desiderio di migliorare la qualità e la durata della vita e, ancora una volta, sono indirizzati alla creazione di razze subumane da utilizzare come serbatoi di organi di ricambio e soggetti da sperimentazione. I laboratori in cui avvengono queste ricerche di alto contenuto scientifico da svolgersi in ambienti di assoluta riservatezza e sicurezza sono legalmente autorizzati e sottoposti a stretta sorveglianza. Chi vi lavora riceve compensi favolosi, ma rimane legato al suo lavoro per la vita e la morte, obbligato al più assoluto segreto. Alcuni di questi laboratori sono itineranti, inseriti in sofisticati sottomarini che percorrono rotte prestabilite tra l'America del Sud e l'Oceania. Altri si trovano nel sottosuolo, in zone desertiche dell'Arizona o della Cina e a ridosso di grandi distese ghiacciate lontano dai centri abitati in Groenlandia e in Canada, nascosti sotto le fondamenta di grandi strutture industriali, chimiche e farmaceutiche. Il grado, la quantità e la qualità della sorveglianza, la difficoltà estrema a ricevere permessi di ingresso da parte di visitatori esterni, l'esenzione dai costanti e frequenti controlli governativi e dalle relative pratiche burocratiche che normalmente gravano sulle strutture di questo tipo, la rende facilmente individuabili anche per voi. Sappiate che operai, responsabili della sicurezza e medici sono stati eliminati dai servizi segreti senza destare sospetti, prima che potessero divulgare dati riguardanti la loro attività. Ogni gruppo di addetti si applica solo ad un frammentario e incompleto segmento del progetto, senza mai arrivare a conoscerlo nella sua interezza. Tale parcellizzazione di attività, ognuna distinta da un codice alfanumerico, non consente la comprensione dei reali obiettivi perseguiti, assicurandone così la segretezza, anche nel caso in cui il personale coinvolto riuscisse a rivelare all'esterno le sue limitate conoscenze. Soltanto 3 responsabili e un gruppo di altri 6 scienziati sono partecipi del progetto in quanto fondatori dello stesso. I responsabili di ogni paese coinvolto comunicano tra loro segretamente e sistematicamente 3 volte durante l'anno, attraverso il loro portavoce. Questo perché la loro identità rimanga segreta. Vi stupireste, anzi davvero non mi credereste se rivelassi i loro nomi, o meglio le loro identità.
Non è dato a noi di affidare questa informazione a nessuno, proprio per non mettere a repentaglio altre vite. Ciò che deve essere sarà in ogni caso, poiché il fine ultimo del creato è comunque quello di riconoscersi nel suo creatore. I portavoci utilizzano percorsi controllati per raggiungere bunker sotterranei al sicuro da ogni possibile tipo di intercettazione. In queste riunioni vengono decisi spostamenti di fondi, misure di sicurezza, margine di rischi, manutenzione e sviluppo dei progetti, revisione della leadership, degli equilibri e dei patti interni al gruppo e del loro impatto sull'economia mondiale. Questi individui che rimangono nell'ombra sono i veri signori della guerra, occulti manovratori che, attraverso il potere economico, gestiscono i governi e con essi il mondo intero. Le loro incalcolabili ricchezze provengono dall'utilizzo di conoscenze alchemiche di origine aliena, che permettono di produrre a bassissimo costo minerali, metalli, metalloidi, in particolare diamanti, tungsteno, titanio e cadmio, con il solo utilizzo di aria e acqua a basse temperature e da attività tipiche della criminalità organizzata come la falsificazione e il riciclaggio delle banconote. Nessuna di queste attività potrebbe svolgersi senza il concorso consapevole e partecipe di almeno una parte dei rappresentanti dei governi dei paesi coinvolti. Le attività dei servizi segreti dovrebbero essere limitate, definite, giustificate e controllabili da voi. La trasparenza delle attività governative è alla base di ogni reale democrazia. Attraverso i mezzi di comunicazione e di informazione e purtroppo anche attraverso le istituzioni formative e culturali si sta tentando di influenzare e limitare la vostra libertà di pensiero. In questo modo anche popolazioni con ideali di libertà e democrazia arrivano a permettere e accettare politiche di governo così palesemente in contrasto con questi obiettivi.